Cioè, tu hai presente i pezzi vecchi che erano minimale, brutta, schifosa. Sì. Ecco. Pezzi presi pari pari dai pezzi americani e messi lì tradotti, copiati. Vari... E che poi non voleva neanche dire quello, ma l'ha tradotto e senza sapere che. Beh, non era il primo comunque che lo faceva stesso. No, però proprio me. Pezzi bruzzi, sì, che sì, dicevo, sì. Questo qua. Dopo 10 secondi che ascoltavo skippava. L'ultimo pezzo non ha niente a che vedere. No. Quindi Oniro non mi sorprenderebbe li abbia messo dei ghostwriter. Io non ho prove, ma non mi sorprenderebbe a farlo. Beh, lo viene a raccontare, dai. Fino a ieri diceva quattro cose copiate male. Adesso fa le canzoni intere. Non te. Secondo me. Ma Oniro ce li hai i ghostwriter. Solo in due nell'ultimo pezzo. Secondo me se non c'era quell'altro, forse era molto fico il pezzo. No, sono tutti e due i ghostwriter. Vabbè. Fermo ragazzi, Sofia, come state? Come stai? Sì, ma non è che si chiede così come stai. Allora, gente. Quello l'altro giorno mi ha detto. Hai visto le barzellette sotto? Raga, faremo una puntata leggendo le migliori barzellette. E anche i problemi migliori. Sì, quello è già prenotato. A proposito di problemi migliori, io volevo chiedervi, scusami in mente perché mi sono dimenticato nelle due ultime reaction, di chiedervi come state e come è andata la giornata. Allora, siccome questa reaction esce esattamente questa sera, cerco di montarla. Quindi siamo martedì? 7. No, siamo venerdì. Esce stasera. Oggi è venerdì? Sì. Vabbè, Barro c'ha un gap, disgregazione temporale. Caccio. Se sigla a tutti voi dagli Arcade Boy, dirmi come avete passato il Natale, il Santo Natale, come si chiama l'Halloween, come l'Halloween, l'Halloween, ho sputato l'Halloween, come avete passato, scrivetemelo qua sotto. Laurin, sigla. Le migliori cose che verranno fuori da Halloween, poi cosa viene fuori da Halloween? I morti. Buona festa dei morti a tutti i migliori, a tutti i morti. Buona festa dei morti a tutti i morti. A chi devi fare gli auguri? Ai morti. Vabbè, il lutto migliore, auguri. Il lutto migliore avrà una menzione nella prossima. Ecco, non ha vinto già Daniele. Allora, no. Lasci con la mano e il No, vabbè. Allora, va bene. Benissimo. Oh, Fedez, mi ha detto che Costanzo t'ha dissato. Ascoltami, è due giorni che ti sogno, tutto a posto? Proprio io ho i sogni premonitori, che sei incazzato per le cose. Sì, allora, la saffutte, che tanto quelle ormai un giorno fa notizia e il resto è vita. Comunque Fedez, quando ha messo il trailer del video, primo in tendenza con 10 secondi di trailer di video. Adesso io dico, che cazzo sei, Marco Arata? Perché cazzo io fare? Faccio YouTuber se tu con 10 secondi di trailer arrivi primo in tendenza e ci stai due giorni. Voglio vedere i crediti. Dopo. Io voglio ogni cosa. E me la fa la sigla. Sì. Io voglio dirti che non ti devi preoccupare della gente che ti sta facendo del mobbing, perché io so che tu stai subendo del mobbing, semplicemente perché loro forse si sono dimenticati di vecchi problemi che hanno avuto. E l'Italia ha una memoria un po' corta, Barlo. Sì, tranne quando si parla di una certa memoria che ha senso unico. Sì. Che sono 80 anni che spangono i coglioni. Allora, io mi dissocio, ma io non sto negando nulla. Dio mio, che paura. Biglino, salvami. Io sto solo dicendo che prima di ogni cosa voglio dei crediti di Fedez. I crediti, Due crediti. Se finisci il gioco con due crediti, i crediti sono il direttore, che poverino gli hai fatto rifare due volte. No, ci ha pagato il video. Me lo fai come dico io. Clark Jackson, di origine protetta. Tom Banks. Vede che è protetto lui. Cal Tom Banks. Vai, prima di ogni cosa. C'ho pure la cassa per sentirla bene. Certo, un po' di che brutto team. Altri sempre. No, ma a me piace quando fa il del sole. La chiara, chiaretta. Che chiamerai? Carino. Perché in testa c'ho la NASA come delle vecchie Vans. E schiaffi presi in piazza, inchiostro sulle braccia. Tua madre ti bacia. Guarda, pensavo la miseria, raga. Pezzo pop. Cosa prima di ogni cosa. Quando parte il beat? Guarda che suona il beat del padre. Che non si è mai adattato e tutto si è fermato. E che non sono mai. Guarda lui vecchio che si vede tutto giovane. Non è vecchio. È in metempsicosi, scemo. Tatuaggio che mi hai promesso l'anno scorso. Il primo amore che cosa? Prima di ogni cosa. L'ha rifatto due volte sto video. Carina. Sua quella. No, sono in America. Ho trovato una cosa più pacchiana di casa sua, riuscito a trovare.
Oh, e lui scompare. Eh sì, perché adesso è diventato grande, capito? Ah, ho capito. Comunque, bello il pezzo sul bambino, ma come direbbe Grido, l'ha già fatto J-Ax. Bene! Allora, sì. E mo è il primo pezzo del bambino perché è il primo bambino che fa. Quindi, per imparare a scrivere pezzi sul bambino... Non averne altri. Adesso, quello lì. Figliare come conigli. Chiara Ferragni deve figliare. Più che pop, mi sembrava quel cantato italiano, non Gino Paoli. Però qua. Non si è mai esagerato. Guarda che a lui non gli piace la SIAE. Non gli piace Gino Paoli? Non gli piace la SIAE. Lui c'ha... Cos'è che ha? Lui ha? Sa un riff. Quindi Gino Paoli no. Giro Paoli. Giro Paoli. Giro riff. Giro Paoli da dietro. Il riff. Raga, io penso che il pezzo sia completamente diverso. Adesso facendo un paragone, come dicevi tu, su J-Ax. Sia una cosa completamente diversa, perché J-Ax raccontava non propriamente del bambino, ma della situazione che si era creata intorno alla... Si raccontava di un'altra... possibilità di avere appunto il bambino. Leggiamo il testo. Perché magari con sta faccetta e sta vocina ci siamo persi qualcosa. Volentieri. Ma volentieri, caro volentieri, amico, parlo. Guarda, per arrivare a 10 minuti tutto. Il timbro di Fedez, sì. A me piace e non piace. Mi piace quando fa la dancehall. Queste cose Volevo dirti una cosa. Ieri, adesso stiamo registrando un nuovo video di Madame. Era qua che stava facendo la stupida con Federica. A un certo punto mette con la cassa, metteva dei pezzi. Ho visto la... Oh, ma Fedez ha cambiato timbro in quanti anni? In 3 anni? E lì sono le preoccupazioni. Il timbro di prima era da rapper, adesso è molto più... Non mainstream. Pop come inteso come popolare, non come pop. Che non è uno sbaglio essersi... levato dal cazzo. Però no, cioè il rap fa schifo ormai, ha fatto solo bene le vostre sì, quello è vero. Lecca culo di Fedez! Sto ancora aspettando il tatuaggio. Ma devo firmare in Utopia per avere un tatuaggio gratis. Testo, audio, significato e video. Tutto, tutto. Okay. Io fermo, leggo io. No, raga, leggevarlo. E il testo è finito, ci vediamo alla prossima. No. Fondaggio. Cerco un po' di te nei testi di André. Guarda che nei testi di André muoiono tutti. È meglio che non lo cerchi il bambino. O muoiono tutti o sono tutte delle puttane. Sì, poi muoiono. Molly Malone. Allora, ci saranno lividi di cui andare fiero. Altri meno. Ma perché il bambino lo picchia. Beh, bella la frase, molto bella. Non dirgli lo picchia perché porca... Il bambino picchia lui. Sì, lui ma poi gli portano via i genitori al bambino. Che sai, adesso si attaccano a qualsiasi cosa. Certo. Dico, oh, voi dobbiamo proteggere il nostro figlio. Vi portiamo ti portano via il gatto a te. No. Ma la verità, uguali a metà. Sono solamente un bambino che chiamerai papà. Bello che lui è un bambino e lui è ancora più bambino. Chiama papà un bambino, meno bambino, ma in realtà è sempre un bambino perché lui è un giovane fuori classe. Perché in testa c'ho la NASA? Ah, ho capito la NASA. Io pensavo che in testa c'era la Tesla. No, perché in testa c'ho la NASA. Perché non sono mai a casa. Il cuore consumato come delle vecchie Vans. Bello. Anche questo molto punk. È anche molto personale. Bello. Perché essendo che lui non sta mai in giro. E tutti gli schiaffi presi in piazza e l'inchiostro sulle braccia, tuttora con bacia. Questo è il ritornello? Tua madre che mi bacia. E niente. Il primo bacio, il primo giorno di scuola, il primo giorno in prova. Il primo amore, il primo errore, il primo sole che ti scotta. Eh sì. Ed è la prima volta anche per me che vedo te prima di ogni cosa. È bello. Bello. Sto pensando bello. Di come affrontare. Sai che letto fa molto meno schifo che sentito. Allora. Beh, perché poi ti dice, arriva il pulmino e ti dice: guarda che tu sei un... Ah, quello che guida il pulmino? Sì, quello che guida il pulmino. Ma lo sa che i suoi amici che gli fanno guidare il pulmino erano al compleanno di Fedez? Lo sa perché poi... O non gliel'hanno detto? Sai perché lo sa? Perché ieri facevano le storie mentre stavano X Factor cantando delle canzoni. Allora, va bene, ho capito. Perché in testa c'è la NASA e me lo cercate. Ecco, ha finito il testo. Ah, un cinico spietato. Perché lui è un cinico spietato. Che non si è mai adattato. Ed è anche un disadattato. Che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Che quando ti danno le cose le getti a terra. Poi... Bravo, diglielo. Grazie. Siete dei bambini iniziati. Che buttate per terra le cose. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato. Bravo. E ho preso appunti per tutte le volte che ho sbagliato. Ho un manuale di istruzioni dove istruzioni è scritto attaccato. Ah, le distruzioni. Perché lui Dio vuole distruggere di parole. Le cose le distrugge lui. E soprattutto butta per terra le verdure. E tu
tu sei il primo posto in questa vita che mi sembra nuova. Prima di ogni cosa, prima di ogni cosa, prima di ogni cosa, Però raga, cioè adesso, parte le minchiate, noi non è il nostro genere questa roba qua, però il testo è carino. Ma no, il testo, ve l'ho detto, letto ci sta, il video non so. Il video 20 lire. 20.000 lire, però l'ha rifatto anche due volte. Allora, la prima volta l'ha fatto il regista e non gli è piaciuto, allora ha detto, lui essendo bambino viziato, ha detto, io non voglio questo merda. Mi manchi, così ha fatto, gli ha fatto mandare un vocale dal figlio. E Chiara, Leo, no, è Fedez. Uguale come si chiama? Federica. Come Federica, uguale. Non lo so, secondo me era troppo. Non mi tocca come quello di J-Ax. Poco rock. No, è proprio una cosa che esula, secondo me. Ma no, ma è bello, dedicata al figlio, ci sta. Ha anche senso che devi uscire col disco nuovo, il primo pezzo che è nato un figlio, lo dedica al figlio. E poi posso speciare una lancia sui reni a Fedez. È un pezzo che ha scritto lui. No, vabbè, che cazzo se lo fa scrivere da un altro papà? È per farti capire quanto possa sentire poi il testo. No, ma è bello il testo, è lui che... È lui, sa cantare, poverino. Però giudica e critica. Con quella faccetta di cazzo. Sembra a me che faccio i pezzi rap, sì? Faccio 3 view e poi critico quelli degli altri. Bravo, che fanno i milioni di view. Però lui fa un milione di view e critica i pezzi, però non va bene perché lui fa più rap game. Però almeno io non guido il pullman. Quello sempre. Dai, mandi un dono? Uno. A neanche sprecarsi uno. Allora, aspetta, fallo dall'altra parte. Quasi sembra che è più siamo grosso. Comunisti. No. Dai, che poi le femministe ci chiudono il canale anche a noi. Come a schioffi, poverino. Ciao, femminista. Ciao. Ah, no, come? Ciao.